Ciao a tutti makers, ben ritrovati nuovamente anche oggi sul mio canale. Oggi ho voluto riprovare a fare una fusione. Ho fatto un po' più di come quantità proprio perché ho in mente un progetto prossimo e ve lo accenno, devo rifare una levigatrice a nastro. Devo fare una levigatrice a nastro perché ho acquistato dei nastri da un'azienda, ho fatto un errore io a dare le misure, ma essendo un'azienda che fa nastri li poteva benissimo riprendere indietro, ma mi è stato negato e io, per non buttare quei nastri, visto che alla mia levigatrice non vanno bene perché sono troppo sono un po' più piccoli, ho deciso di rifare una levigatrice nuova, insomma, ecco. E ho voluto farmi la fusione proprio per cercare, per fare le pulegge. A differenza della fusione scorsa che ho fatto l'altra volta, in questa fusione ho usato il degassificatore e lo scorificatore. Sono due prodotti che usano in fonderia. Io ringrazio Daniele, Francesco, Gianni e tanti altri, ma soprattutto voglio ringraziare Daniele perché Daniele, essendo un ex direttore di fonderia, chi meglio di lui poteva instradarmi nel miglior modo possibile proprio per ottenere questo risultato. Io non ho pori da nessuna parte e questo è una cosa che a me mi ha soddisfatto moltissimo. Mi ha dato anche un'azienda da contattare, ovviamente, ma quell'azienda da contattare fornisce le fonderie vere e proprie e le quantità sono un po' grandi. Allora io ho voluto comunque prendere questi due prodotti e metterli anche a disposizione vostra, di chi ha voglia di fare o chi fa già questo lavoro ma non riesce a trovare un degassante o uno scorificatore, anche perché non si trovano online. Io ho provato a cercarli online di piccole quantità e non ci sono, perciò ho deciso di metterli io in vendita a un prezzo bassissimo, una quantità minima indispensabile per un maker, per un hobbista, insomma, senza fare 25 kg di uno e 20 kg di un altro, perché sono veramente tanti. Perciò sappiate che chi è interessato, io li possiedo e a breve credo di fare anche un'inserzione su eBay, proprio poi lascerò il link, proprio per dar modo a chi ha voglia di fare una fusione d'alluminio, una colata d'alluminio, ma almeno gli possa venire in questo modo, senza pori e senza nessun tipo di problema. Niente, perciò io non mi dilungo più, vi lascio al video e ci vediamo alla prossima. Ah, altra cosa che mi chiedete in tanti, scusatemi, mi sono arrivate tantissime email sia di elmetti che ho già venduto io e di elmetti invece che hanno acquistato su altri siti dove si può comprare la Elvi, insomma, anche su Amazon. Tutti quanti mi state chiedendo i vetrini di ricambio della maschera. Bene, li ho io in casa. Chi è interessato mi può contattare tramite email. Il prezzo è davvero ridicolo. Il pacco comprende 5 vetrini di ricambio, perciò non, con una spesa minima, vi portate a casa i 5 vetrini per l'elmetto della Elvi. Niente, io adesso non mi dilungo veramente più, vi lascio al video e ci vediamo alla prossima. Ciao!
Thank you.